Colombo, qualcuno di voi mi conoscerà come volare, adesso come VFR Aviation. Sono nato facendo le foto in volo. La mia grande passione per l'aeronautica è iniziata fin da piccolo, quando con il qui presente Filippo di VDS Channel andavamo in bicicletta a vedere gli aeroplani a lato di Torino Gazzetta. Quando ho incominciato a fare le prove in volo per le riviste, per volare, mi sono accorto che eravamo in due e che se quello di fianco a me gli prendeva uno scioppone, io lo dovevo portare a terra, l'aeroplano. Questa è una battuta, ovviamente la grande passione per il volo è avere un mezzo proprio e avere volare con il mezzo proprio era assolutamente una cosa che andava fatta, insomma. Quindi, infatti ho scelto proprio questo mezzo per fare le foto in volo, perché è aria aperta, è open air, puoi volare basso in totale sicurezza e quindi è il mezzo perfetto per fare le foto aria-aria. Questo mezzo nasce nel 1919, se non ricordo male, cioè è stato concepito da uno spagnolo che è della Sierva, nel 1919, perché ha visto un suo amico stallare con un aeroplano e voleva un mezzo che non stallasse, niente che non stalla e che non va in vite, quindi può andare anche a velocità zero. Ho cominciato appunto a pensare ad un'ala rotante non collegata ad un motore che viaggia per effetto della velocità che la investe, quindi sia in avanti che sotto, e quindi che girasse alla stessa velocità indipendentemente dalla velocità di avanzamento del mezzo. Nel 1921-23, adesso non mi ricordo bene l'anno, ha costruito e ha volato con il suo primo autogiro. Ironia della sorte, nel 1930 o 31 della Sierva morì in un incidente aereo proprio per un motivo di stallo con un aeroplano. Questo è un mezzo di costruzione spagnola, è un ELA Aviation 07S. Come si può vedere è un mezzo completamente aperto, sia il pilota che il passeggero hanno una visione a 360 gradi. Caratteristiche principali dell'autogiro: decolla in spazi cortissimi, atterra in spazi ridottissimi, parliamo di 5-10 metri, non stalla e non va in vite. Come fa a non stallare e non andare in vite? Grazie al rotore. Il rotore, come si può vedere, è a zero, cioè è praticamente in configurazione di autorotazione. È la configurazione nella quale i piloti di elicottero devono mettere la pala qualora abbiano una failure al motore. L'unico momento in cui il rotore è collegato al motore tramite questo giunto cardanico che va su un Bendix e va alla ruota dentata, e la prerotazione che viene azionata da questa cinghia che è attaccata all'elica. Si incomincia a stringere questa cinghia, a dargli trasmissione, e dopo che si arriva a 200-210 giri del rotore si stacca, quindi la cinghia in volo è in questa configurazione qua, cioè completamente non lavorante, si stacca e si dà motore. Ovviamente l'elica è spingente, manda avanti il mezzo, il rotore si carica e quindi quando si raggiunge la velocità di 40-60 miglia va in volo. Il motore è il classico collaudatissimo 914 carburatore con la turbina, quindi 100 cavalli continuativi con un supplemento di 116 cavalli col turbo, che ovviamente
poi tenere per 4-5 minuti al massimo. Il motore è abbastanza indispensabile perché ovviamente l'autogiro, soprattutto in decollo, avendo 8 metri di rotore, fa molta resistenza, e quindi per portarlo in volo, soprattutto se sei in due, l'autogiro necessita di potenza, è un po' la sua, è il suo tallone d'Achille. La strumentazione è quella assolutamente basica di qualsiasi ultraleggero. Abbiamo altimetro, l'anemometro in miglia, perché per convenzione nell'autogiro si usa in miglia, velocità del variometro, quello che ovviamente gli altri aeroplani non hanno è il contatore di giri del rotore, che deve stare in questo range tra 320 e 430 giri. La doppia configurazione flight e brake, che praticamente va ad incidere su questo pistoncino, che in caso di brake ovviamente aziona un freno rotore per frenarlo a terra, e invece in caso di flight fa come da trim, quindi sposta tutto il piatto rotore. Sostanzialmente poi gli strumenti sono esattamente gli stessi, quindi due fuel pump, temperature, batteria, orametro e quant'altro, insomma. Allora, l'attestato è il classico attestato di VDS, quindi quello da riporto sportivo, che si può prendere in qualsiasi scuola che è convenzionata per l'uso di autogiro. Sono sempre le classiche 16 ore, 30 ore di teoria, 30 ore come pilota in comando se per l'abilitazione passeggero. L'unica cosa è che, essendo una categoria diversa da un aeroplano, per passare all'autogiro necessita di avere un 5-6 ore di volo con un istruttore e ovviamente un esame con un esaminatore Aeroclub Italia abilitato per il pilotaggio degli autogiri, e quindi si ricomincia. Stessa cosa se si è solamente abilitati autogiro e si vuole passare all'aeroplano, perché ovviamente in volo ci sono certe peculiarità che l'aeroplano e l'autogiro sono diversi, insomma. Costi del mezzo e del mantenimento sono esattamente quelli di un aeroplano, quindi c'è la 100 ore, quindi del motore, c'è l'ispezione ogni 100 ore della cellula, ovviamente essendo un 914 consuma leggermente di più rispetto a un 100 cavalli, quindi siamo intorno a un 20 litri di carburante all'ora. Bisogna dire anche gli aspetti negativi di questo mezzo: l'efficienza non è proprio il suo forte. A parità di potenza, ovviamente con un aeroplano vai a 200 all'ora, con questo vai a 150 all'ora, 140-150 all'ora. Quindi la filosofia è completamente diversa, è come se uno gli chiedi se gli piace di più la moto o la macchina. Certo, la macchina è più comoda, però la moto ovviamente è un modo di andare per strada completamente diverso. Questo è un modo completamente libero, all'aria aperta, puoi andare in totale sicurezza molto basso, vira in spazi strettissimi, a terra in spazi strettissimi, questo che ovviamente a livello di sicurezza di volo è considerato il mezzo più sicuro, perché ti basta veramente 10 metri di terreno per poter mettere le ruote in totale sicurezza e quant'altro, insomma, è un mezzo divertentissimo, insomma. Grazie a tutti, ciao!